Ma guarda un po' chi incontro stasera. Neanche a mettersi d'accordo, visto le robe che succedono. Anzi, abbiamo qui Andrea Cervetto, direttamente dai New Trolls, mi dicono bene? Sì, ti dicono bene. Siamo qui in un evento speciale perché avremo appunto come special guest Dodi Battaglia direttamente. Sì, assolutamente. E poi raccontaci un attimo di te, delle tue collaborazioni e poi veniamo anche agli altri ospiti. Le mie collaborazioni sono tante, si fa prima a dire, se le cercate su Google perdiamo meno. Le voglio sentire da te, dai, le principali. Le principali sono, Brian May, Alberto Radius, piuttosto che Phil Palmer, poi anche con Steph Barr stai facendo delle cose interessanti, Jack Sonny che era il chitarrista nei Dire Straits dall'85 al 90. Una casa. Sì, abbiamo un bel progetto insieme che si è fermato causa Covid, ma è pronto da sfornare, quindi anche questo. E poi insomma si cerca di organizzare questi eventi un po' soprattutto per la nostra città e anche direi quasi per la nostra regione, nel senso che si tende a non fare più quelle cose dove la musica ha un ruolo importante, no? E invece qua abbiamo cercato con gli amici del West Beach di creare un qualcosa dove invece la musica la facesse un po' da padrona, no? Quindi da qui abbiamo ideato questo spettacolo che si chiama Due Chitarre Un Evento, che ha già visto come ospiti Steph Barr, Phil Palmer e questa sera appunto Dodi Battaglia. Chiaramente io cerco di chiamare sempre le persone con le quali ho lavorato o che comunque conosco, perché c'è magari un po' più di feeling e le cose riescono in maniera più semplice, no? Certo. Quindi questo è un po' il tentativo di fare, e devo dire che è un esperimento riuscito perché noto che la gente apprezza molto questa cosa. E detto questo, speriamo insomma di che ci sia una vera ripartenza nel settore proprio artistico e musicale, perché questa pandemia ci ha un po' spezzato le gambe. Non ce lo meritavamo neanche, però dai, è stato un periodo anche per scrivere. Figurati, io ho pubblicato un disco giusto perché ho avuto un anno di fermo, quindi ho detto vabbè, piuttosto che stare fermo fammi fare qualcosa. Esatto. Horizon, giusto? Bravissima, ma sei informata, porca miseria. Mica vengo preparata. Porca vacca. Sì. Dov'è? Si può reperire, no, fisicamente stasera a combinazione non ce l'ho, però si reperisce chiaramente sia su Amazon che sul sito ufficiale della Self, che è la distributrice appunto di questo disco, che è edito da Video Radio Channel. Si può trovare in rete, guarda, basta digitare Andrea Cervetto Horizon e salta subito. C'è sia la versione digitale che quella fisica. Io l'ho ascoltato in anteprima, in streaming, molto molto carino. Grazie. No, devo dire anche che è andato anche bene, perché comunque ha venduto discretamente, ci sono stati parecchi riscontri positivi, quindi va bene. Non dico auguriamoci un'altra pandemia così ne faccio un altro, ma nel frattempo passano le persone, ne le salutiamo. Ho intenzione di pubblicare ancora qualcosa nel 2022. Sì. La gente lo sta aspettando. No, ma ce l'abbiamo lì già pronto quasi, quindi insomma siamo... E ricordiamo anche chi suonerà stasera con certo, te, perché insomma sono altrettanti grandi nomi. Sì, allora stasera ci sarà Johnny Pozzi alle tastiere, che insomma oltre a collaborare con noi con New Trolls nelle versioni di Concerto Grosso, quando facciamo le versioni diciamo quelle con la grande orchestra, eccetera, collabora con Robby Facchinetti, quindi insomma è uno che già per stasera era indicato. Ciao diciamo. Robby, lo salutiamo, ciao. Intervistato da poco tra l'altro Robby per il suo nuovo disco. Sì, come no, tra l'altro aveva fatto una cosa con noi per un pezzo di Natale che poi è rimasto lì, non abbiamo ancora fatto uscire, ma è stato fantastico quando è venuto in studio. Poi c'è Marco Fugliano alla batteria, genovese di adozione, doc, nel senso che lui è ormai genovese a tutti gli effetti, è grandissimo batterista, proprio una macchina da groove pazzesca. E al basso abbiamo Luca Visigalli da Piacenza, che insomma è il bassista della Mannoia, Emma Marrò, insomma un sacco di roba. E devo dire che insomma è un piacere, perché quando ci si ritrova, questa sera c'è una formazione
inedita, nel senso che è la prima volta che queste persone suonano tutte insieme, no? Perché abbiamo già suonato insieme in altre situazioni ovviamente, ma noi così, in una formazione così, è la prima volta, e quindi è proprio divertente anche questa cosa. Cioè, ti ripeto, quando la musica è la prima cosa, tutto il resto poi è in discesa. Sono d'accordo, non vedo l'ora di godermi questo evento. Bene, grazie Andrea. Grazie a voi dell'intervista. Saluto gli amici di Entella TV, dico bene? Entella TV, giusto. Grazie Linda. E iscrivetevi al canale di Andrea, certo, Cervetto. Canale YouTube, la pagina, esatto, Facebook, Instagram, eccetera. Non costa niente, non fate i genovesi. È gratis. Ecco, esatto. E comprate Horizon, perché è un gran bel disco anche. Grazie, grazie mille. Grazie. Thank you.